Siamo ad Airola per festeggiare i 50 anni di Vincenzo Massaro, un pioniere del volontariato ad Airola, per il centro sociale che è stato Airola, per i ragazzi e soprattutto perché è amico di tutti ad Airola, è vero? Sì, sono amico di tutti. E ti vogliono bene ad Airola? Vogliono bene tutti. Anche io c'entro che amano bene i ragazzi, però se ci rimase male che non ci voluto invitare. Dopo non ci sono problemi, al minimo se una cosa lo faccio anche là, una piccola festicciola per i ragazzi. Il sindaco di Airola è sempre molto attento alle problematiche del paese, soprattutto al centro di Airola. Lui è un volontario da sempre, da tanto tempo, è così. Che io ricordo, ormai sono 23 anni che amministro questa città, sono stato consigliere, poi sindaco. Ovviamente questo è il fiore all'occhiello della nostra comunità. E tutto si svolge come il volontariato e quindi Vincenzo è stato sempre là. È stato sempre là a fianco ai ragazzi meno fortunati della nostra comunità, della nostra valle. E quindi va dato merito. Stasera Vincenzo fa 50 anni e quindi raggiunge un primo traguardo della propria vita e come ha detto prima il professore Napolitano, Vincenzo si è fatto sempre volere bene, ha stimato sempre tutti in questa comunità. Stasera ha voluto offrire questa bellissima serata con qualche ragazzo del centro, ma soprattutto con gli amici e con la sua famiglia, insomma, a lui tanto cara, e quindi tutti i familiari stasera stanno qua a fare gli auguri a Vincenzo, a dire Vincenzo si deve andare avanti, perché Vincenzo comunque, voglio dire, è stato attento sempre a mantenere i rapporti con la famiglia, a mantenere i rapporti con il paese, quindi tutti quanti qua insieme per festeggiare il suo 50° anno. Da domani Vincenzo ovviamente avrai una responsabilità in più, perché quando si superano i 50 anni si diventa più maturi e quindi ovviamente questo ti dovrà fare un orgogliere ancora di più, quindi auguri da parte mia, a nome mio personale, ma soprattutto a nome della città di Airola che ho l'onore di rappresentare. Quindi la mia presenza qua è dovuta all'affetto, all'amicizia, alla stima, ma soprattutto al centro diurno e per le persone che sono meno fortunate. Una cosa importante che ha voluto dire lui, e la ribadiamo anche attraverso questo canale, di ricordare la tragedia di Parigi, è stato un suo desiderio. Questa sera un minuto di raccoglimento. Sì, facevo un minuto di raccoglimento. L'unico che mi dispiace troppo assai è che non tengo mia madre e mio padre che stanno vicino a me, purtroppo sono rimasto troppo male e volevo anche loro vicino a me. Vabbè, ci guardano da lassù, comunque sono con noi. Vero? Sicuramente. Un pensiero per questa serata, lui è così, frequenta ripetutamente il centro, quindi lo conosce bene. Sì, vabbè, Vincenzo frequenta il CSP, il Centro Sociale Polifunzionale, e devo dire insomma che è sicuramente una bellissima accoglienza il fatto di sapere che più comunità collaborano per il sociale. Quindi Airola da sempre è stata molto sensibile. Sì, come comunità e soprattutto insomma un sindaco attento ai diversamente abili, alle persone che hanno bisogno, e quindi ci auguriamo che sia d'esempio per tutti gli altri.